presiedute dal Santo Padre, perché poi dopo l'udienza l'appuntamento si rinnova esattamente tra una settimana, sempre qui in questa piazza, sempre da questa finestra dove fra qualche istante Papa Francesco si affaccerà per rivolgere la sua parola, per invitarci a riflettere sul brano del Vangelo odierno, Matteo 4, 12, 23, e poi per la preghiera mariana dell'Angelus. Il Papa si affaccia, lo ascoltiamo insieme. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica narra l'inizio della predicazione di Gesù in Galilea. Egli lascia Nazaret, un villaggio sui monti, e si stabilisce a Cafarnao, un centro importante sulla riva del lago, abitato in massima parte da pagani, punto d'incrocio tra il Mediterraneo e l'entroterra mesopotamico. Questa scelta indica che i destinatari della sua predicazione non sono soltanto i suoi connazionali, ma quanti approdano nella cosmopolita Galilea delle genti, così si chiamava. Vista dalla capitale Gerusalemme, quella terra è geograficamente periferica, giosamente impura, perché era piena di pagani, per la mescolanza con quanti non appartenevano a Israele. Dalla Galilea non si attendevano certo grandi cose per la storia della salvezza. Invece proprio da lì si diffonde quella luce sulla quale abbiamo meditato nelle scorse domeniche, la luce di Cristo. Si diffonde proprio dalla periferia. Il messaggio di Gesù ricalca quello del Battista, annunciando il regno dei cieli. Questo regno non comporta l'instaurazione di un nuovo potere politico, ma il compimento dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, che inaugurerà una stagione di pace e di giustizia. Per stringere questo patto di alleanza con Dio, ognuno è chiamato a convertirsi, trasformando il proprio modo di pensare e di vivere. È importante questo, convertirsi non è soltanto cambiare il modo di vivere, ma anche il modo di pensare. È una trasformazione del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti, ma le abitudini. Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il Battista è lo stile e il metodo. Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non sta ad aspettare la gente, ma si muove incontro ad essa. Gesù sempre è per la strada. Le sue prime uscite missionarie avvengono lungo il lago di Galilea, a contatto con la folla, in particolare con i pescatori. Lì Gesù non solo proclama la venuta del regno di Dio, ma cerca i compagni da associare alla sua missione di salvezza. In questo stesso luogo incontra due coppie di fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama dicendo: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. La chiamata li raggiunge nel pieno della loro attività di ogni giorno. Il Signore si rivela a noi non in modo straordinario
o eclatante, ma nella quotidianità della nostra vita. Lì dobbiamo trovare il Signore e lì Lui si rivela, fa sentire il suo amore al nostro cuore e lì, con questo dialogo con Lui nella quotidianità della vita, si cambia il nostro cuore. La risposta dei quattro pescatori è immediata e pronta. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Sappiamo infatti che erano stati discepoli del Battista e che grazie alla sua testimonianza avevano già iniziato a credere in Gesù come Messia. Noi cristiani di oggi abbiamo la gioia di proclamare e testimoniare la nostra fede perché c'è stato quel primo annuncio, perché ci sono stati quegli uomini umili e coraggiosi che hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù. Sulle rive del lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discepoli di Cristo. La consapevolezza di questi inizi suscita in noi il desiderio di portare la parola, l'amore e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare la parola a tutte le periferie. Tutti gli spazi del vivere umano sono terreno in cui gettare la semente del Vangelo affinché porti frutti di salvezza. La Vergine Maria ci aiuti con la sua materna intercessione a rispondere con gioia alla chiamata di Gesù a metterci al servizio del Regno di Dio. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno essa ha per tema un'espressione tratta da San Paolo
che ci indica il cammino da seguire. E dice così: l'amore di Cristo ci spinge alla riconciliazione. Mercoledì prossimo concluderemo la settimana di preghiera con la celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura, a cui parteciperanno i fratelli e le sorelle delle altre chiese e comunità cristiane presenti a Roma. Vi invito a perseverare nella preghiera affinché si compia il desiderio di Gesù, che tutti siano una sola cosa. Nei giorni scorsi, il terremoto e le forti nevicate hanno messo nuovamente a dura prova tanti nostri fratelli e sorelle dell'Italia centrale, specialmente in Abruzzo, Marche e Lazio. Sono vicino con la preghiera e con l'affetto alle famiglie che hanno avuto vittime tra i loro cari. Incoraggio quanti sono impegnati con grande generosità nelle opere di soccorso e di assistenza, come pure le chiese locali che si prodigano per alleviare le sofferenze e le difficoltà. Grazie tante per questa vicinanza, per il vostro lavoro e l'aiuto concreto che portate. Grazie, e vi invito a pregare per... Vi invito a pregare insieme la Madonna per le vittime e anche per quello che con grande generosità si impegnano nelle opere di soccorso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nell'estremo Oriente e in varie parti del mondo, milioni di uomini e donne si preparano a celebrare il Capodanno lunare il 28 gennaio. Il mio cordiale saluto giunga a tutte le loro famiglie, con l'augurio che esse diventino sempre di più una scuola in cui si impara a rispettare l'altro, a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato. Possa la gioia dell'amore propagarsi all'interno delle famiglie e da esse irradiarsi in tutta la società. Saluto tutti voi fedeli di Roma e pellegrini di vari paesi, in particolare il gruppo di ragazze di Panama. E gli studenti dell'Istituto Diego Sánchez di Talavera de la Reina. Saluto i soci dell'Unione Cattolica Insegnanti, dirigenti, educatori e formatori, che ha terminato il 25° Congresso Nazionale, e auspico per loro un fruttuoso lavoro educativo in collaborazione con le famiglie, sempre in collaborazione con le famiglie. E a tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.